Ciao a tutti e bentornati in Cucina con Agnese. Se la domenica abbiamo mangiato troppo, abbiamo esagerato, abbiamo mangiato qualcosa di pesante, perché rinunciare a mangiare qualcosa di buono e gustoso il giorno dopo? Noi vogliamo darvi la ricetta giusta. Il caldo sta arrivando e quindi vogliamo proporvi un piatto leggero che potete mangiare anche freddo. Gli ingredienti che ci serviranno per questa ricetta sono 200 g di riso integrale rosso, 300 g di petto di pollo tagliato in pezzettini piccoli, 130 g di zucchine tagliate in pezzettini piccoli anch'esse, 130 g di carote tagliate a pezzettini piccoli, 100 g di pisellini. Io ho scelto i pisellini in scatola perché avevo quelli in casa e sono veloci e comodissimi da usare. 100 g di peperone tagliato a pezzettini piccoli, anch'esso. Ci servirà uno scalogno, olio, sale e pepe. Portate a bollire l'acqua per il riso e mettiamoci subito a cucinare. Ho aggiunto in questa padella 2 cucchiai di olio d'oliva extravergine, mi raccomando quello buono. È arrivata a temperatura, andiamo ad aggiungere lo scalogno tutto in una volta e lasciamolo dorare qualche secondo. Aggiungiamo anche il pollo e al caldo della fiamma e portiamo la cottura. L'acqua bolle, saliamola leggermente e andiamo ad aggiungere il riso. Cuocetelo per il tempo indicato sulla confezione, per questo ci vorranno 22 minuti circa. Pepiamo leggermente e saliamo. Diamo l'ultima mescolata. Facciamo insaporire bene. E con una piccola schiumarola come questa, lo rimuovete dalla padella e lo mettiamo da parte. Non spegnete pure il gas perché nella stessa padella andremo a cuocere anche le verdure. Aggiungiamo un cucchiaio d'olio, non di più, perché comunque c'è già il sapore della carne e di qualche scalogno rimasto, e andiamo ad aggiungere le carote. Tenete pure sempre il gas bello alto. Mescoliamo e lasciamole cuocere qualche minuto. Aggiungiamo anche le zucchine. Se vedete che si scurisce troppo i bordi tutto attorno della vostra padella, fate come me, io ho aggiunto un mezzo bicchiere di acqua neanche, così che ho grattato anche tutti i bordi e ho lasciato insaporire ulteriormente le carote. Ora è il turno delle zucchine e facciamo saltare anche queste qualche minuto insieme alle carote. Aggiungiamo i peperoni. Facciamo cuocere anche questo qualche minuto. Saleremo e peperemo alla fine, come vedete non ho ancora aggiunto nessun condimento. Come ultimo ingrediente i pisellini. È arrivato il momento di regolare di sale e pepe. Non l'ho fatto prima perché altrimenti le verdure si sarebbero disfatte cotte, invece voglio che rimangano belle sode perché voglio creare questo contrasto tra il morbido del petto di pollo cotto, il riso e le nostre verdure belle sode. Aggiungiamo anche del pepe, diamo un'ultima mescolata e le nostre verdure saranno pronte. Le nostre verdure sono pronte, trasferiamole in questa ciotola di vetro e le lasciamo intiepidire un attimo. A queste verdure andiamo ad aggiungere anche il pollo.
una bella mescolata. Aspettiamo solo che finisca il nostro riso di cuocere, uniremo tutti insieme e poi saremo pronti per mangiare. Il nostro riso ha cotto 22 minuti, l'ho scolato, l'ho aggiunto nella ciotola di vetro insieme al resto degli ingredienti, ho aggiunto un cucchiaio di olio, ho mischiato ad amalgamare bene tutti gli ingredienti. Se volete potete gustarvelo così tiepido oppure anche freddo, vi assicuro che è buonissimo. Spero tanto questa ricetta vi sia piaciuta, buona schiscetta del lunedì e ci vediamo domenica prossima. Inviaci richieste e suggerimenti a agnese@cucinaconagnese.it oppure se vuoi visita il sito www.cucinaconagnese.it.